Che cosa sono la via spirituale, la religione e l'istituzione religiosa? Spesso confondiamo questi tre concetti, che in realtà sono molto diversi. In realtà l'istituzione religiosa è al servizio della religione, la religione al servizio del sentiero spirituale e il sentiero spirituale al servizio dell'essere vivente. Ma cerchiamo di capire, il sentiero spirituale è la liberazione interiore. Per i buddisti la liberazione dal ciclo di sofferenza, ma questo vale un po' per tutte le religioni, anche nella tradizione cristiana cattolica. Vogliamo liberarci da un ciclo di sofferenze legate a questa vita terrena per raggiungere, diciamo, un al di là più virtuoso. Quindi il sentiero spirituale è la ricerca interiore, il cammino interiore verso l'illuminazione, verso la saggezza, il che significa fondamentalmente liberarsi da tutti gli stati mentali negativi che ci fanno soffrire e che, secondo la tradizione orientale, contribuiscono ad una cattiva morte e quindi ad una cattiva rinascita. E questi veleni mentali sono l'odio, la rabbia, l'invidia, l'avversione verso gli altri, l'egoismo, la malvagità, sono tutti gli attaccamenti ai piaceri, il desiderio di attaccamento, non il desiderio puro, cioè senza attaccamento. Insomma, il cammino spirituale è andare in questa direzione, muoversi in questa direzione. Non farlo, diciamo, soltanto come un lavoro part-time, ma farlo diventare l'obiettivo principale della nostra vita. Quindi andare in questa direzione, liberarsi dagli attaccamenti, che poi può portare alla liberazione da un ciclo di sofferenze in questa vita, ma a un ciclo di sofferenze generali. È ciò che significa il cammino spirituale. Ora, il cammino spirituale viene, come dire, si può percorrere attraverso diversi sistemi, diversi metodi. E la religione è proprio il metodo che ci consente di intraprendere un cammino spirituale. I metodi possono essere diversissimi. Le tradizioni orientali utilizzano molto di più la meditazione. La meditazione è andare in stati di coscienza profondi per poterci creare delle credenze, delle abitudini virtuose che vadano nella direzione dell'amore, della compassione, della saggezza. Diciamo, altre tradizioni occidentali, come quella cristiana, utilizzano delle liturgie, ma soprattutto degli atti, delle cose da fare, perché appunto la cosa poi importante in ogni metodo, quindi in ogni religione, sono le cose che vengono fatte. Perché se una persona, ad esempio, crede nel karma, ma poi e quindi vuole purificarsi il karma per una rinascita migliore, ma poi continua ad avere rabbia, rancore, odio, attaccamenti, beh, vuol dire o che non ha capito bene cosa si intende con karma, oppure non ci crede a sufficienza, e quindi è soltanto un qualcosa di intellettuale. Spesso questi metodi, questi cammini spirituali, questi percorsi spirituali venivano diffusi da un maestro direttamente ad un discepolo e questo funziona ancora in molte tradizioni, nella tradizione buddista, ma anche in alcune tradizioni esiste un maestro ed esiste un discepolo. Ovviamente, questa trasmissione in questo modo è limitata. È limitata nel senso, come numero intendo. È molto profonda perché comunque c'è un'interazione diretta, ma limitata come quantità. Quando il numero di persone che vogliono
cercare di intraprendere un cammino spirituale e cercano un metodo, allora questo metodo deve essere in qualche modo codificato. E la religione è una codifica di un metodo. E l'istituzione religiosa cos'è? L'istituzione religiosa è un'organizzazione fondamentalmente che serve alla diffusione di questo metodo. Ma sono due cose diverse, perché diciamo che soprattutto alle volte succede che l'organizzazione, l'istituzione religiosa vada contro la religione stessa o vada contro il cammino spirituale stesso. Succede quando, ad esempio, un'organizzazione religiosa manifesta odio verso un'altra organizzazione religiosa, verso le persone che fanno parte di un'altra organizzazione religiosa. Quando, credo in nessuna tradizione, venga, diciamo, utilizzato come cammino, come via spirituale, l'esercizio dell'odio, perché né Buddha 2500 anni fa, né Gesù 2000 anni fa, né credo Maometto e nessun altro abbiano diffuso come modo di crescita interiore la manifestazione dell'esercizio dell'odio. Quindi alle volte può succedere che l'istituzione religiosa vada contro il suo metodo, la religione stessa, e soprattutto contro il cammino spirituale, contro la via spirituale. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, vi invito a seguirmi anche nei prossimi video. Ciao a tutti!